Allora, tu mi trovi in queste vesti qui, sì, sto facendo un film ma non posso dirti neanche il nome, pensa, il set è blindato, io sto facendo una cazzata adesso, grazie, lei è molto gentile, capisci, se mi beccano che sto parlando con te prendo una multa che non ti dico, adesso nascondi quella macchina dietro di te. Devo parlare in macchina? Sì. Cosa devo dire? La dedica... Medea cara. Ci sei a pagina 228, sei appena accennata, sei la madre del Chioggiotto che si chiama Ettore. Dobbiamo riprendere mentre le scrivi la dedica, sennò... Ah sì, ma come sono narcisista, vedi, per il mio libro cosa sto facendo, ok? Vai. Ok, grazie. Fai la dedica però, sì, voglio allora, riprendere mentre... Medea, tutta una tragedia. Chissà che pena è. Medea, tutta una tragedia. Pagina. Con. Oddio, quando devi scrivere le dediche, vado con amore. Con affetto, va, anche se non ti conosco. Ma amica del Ricky, cioè Ricky, mi fido. Bruno Zanin. Questo è il 399. Milano il 20. Ho visto consiglie spettinate. Che carogna. 2015, ma davvero per spettinate sono? La bocca storta? Allora dai, fammi una domanda intelligente. Sì, vabbè, allora... A quest'ora tu intelligenza... Cosa vedi nei tuoi occhi? Ma io non riesco a vedermi negli occhi, però posso capire. Sono sempre molto curioso di quello che mi succede intorno quando sono nella fase high, perché io sono un bipolare purtroppo, vado su e giù, sono in giostra, montagne russe, però ultimamente ho stabilizzato, sono nella mezza gioia, perché mi piace stare con la gente, un giorno, due, tre, poi no, poi non ne posso più. Tu soffri di eiaculazione precoce? Fammi domanda intelligente. Me ne fai troppe di stupide. Che cosa non ti piace della vita? Da questa vita qua, ecco, di trovarmi con tanti attori intorno. Gli attori sono le persone più noiose, più narcisiste, più egocentriche, dopo di me naturalmente, e piene di se stessi, no? Sono questi, si danno tante arie, e mi piacciono le persone umili. Io ho lavorato con la Ingrid Tulin, ed era di una modestia, sì, abbiamo fatto L'Agnese va a morire, io ho adorato quella donna, poi ho lavorato con Anna Maestri, con Pupella Maggio, erano l'umiltà, quelle sono persone, venivano lì con i panini, si portava dietro i ferri per fare la maglia, è una cosa. Sì. Spegni se no mi rovinano.